Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore. Ecco ancora un altro incontro-scontro, questa volta con i farisei, quindi questo gruppo molto importante, molto potente, il gruppo dei puri, dei duri e puri, diremmo noi, che volevano davvero osservare la legge di Dio, che continuamente cercano di mettere in difficoltà Gesù. E gli pongono però qui un dottore della legge, che erano gli alleati dei farisei, erano i biblisti, gli esperti del tempo, della parola di Dio, gli pone una domanda che però tutti si ponevano, tante scuole, diciamo, rabbini che ponevano questa domanda: qual è il grande comandamento? Sapete, nella Bibbia ci sono più di 648, mi pare, comandamenti, tra positivi e negativi, quindi una selva di precetti, una foresta. Allora ci si chiedeva, facciamo una scala, no? Ci sono alcune fondamentali, poi ce ne sono altre un po' meno importanti. Qual è quello più importante di tutti? E Gesù risponde citando una preghiera che tuttora viene recitata ogni giorno dal pio israelita, dal bravo ebreo osservante, Deuteronomio 6, il famoso Shema Israel, ascolta Israele, che dice, ecco, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima e la tua mente. Questo è il grande, il primo comandamento. Ma su questo erano quasi tutti d'accordo. Il primo comandamento, il cuore della legge di Dio, è amare Dio con tutto se stessi, con tutte le proprie, l'intelligenza, il cuore, la volontà. Addirittura i rabbini dicevano anche con tutte le tue sostanze, con tutti i tuoi soldi. Cioè tu devi amare Dio con tutto di te. Ma la novità di Gesù, diciamo così, qual è? È il fatto che lui incolla a questo comandamento un altro, come se fossero le due facce della stessa medaglia. Il secondo è simile a quello e lo va a pescare nel libro del Levitico, c'era quindi già anche questo comando, ma Gesù lo lega indissolubilmente al primo: amerai Dio, ma il secondo è amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti, cioè è tutto qui, amare Dio e amare il prossimo come se stessi. In un certo senso c'è anche un terzo amore nascosto, diciamo così, fra i due: l'amore per sé. Non si amano gli altri se non si ama anche se stessi. Se un corretto amore di sé è fondamentale. L'esagerato amore di sé diventa egoismo ed egocentrismo, ma non avere amore per sé diventa incapacità di amare anche gli altri. Che cosa dono agli altri se penso di non valere niente? Ecco, allora un amore di sé, un sentirsi amati, e questo è in fondo il cuore anche dell'annuncio cristiano: sei amato da Dio, tu vali tanto, il Signore davvero ti vuole bene e tu sei preziosa ai suoi occhi. Questo permette poi di amare il prossimo, come hai sperimentato di poter voler bene a te stesso, come l'amore di Gesù si è manifestato per te. Puoi amare il tuo prossimo, il tuo vicino, o come dice nel Vangelo di Luca, farti prossimo. Quella è la cartina di tornasole, è la verifica del tuo amore verso Dio. Dio non lo vedi, è facile in un certo senso amare Dio, Dio non ti disturba, ma la verifica, il criterio di autenticità del tuo amore verso Dio è proprio l'amore verso i fratelli e le sorelle, verso le persone.
E a volte non è facile per niente amare le persone e farsi prossimo a loro, ma è proprio lì che l'amore si rende autentico e concreto. Chiediamo al Signore la capacità di amare così il cuore della legge.